voi 2 anni fa avete votato un referendum che avete vinto, l'abbiamo votato tutti e l'abbiamo vinto, noi ce lo ricordiamo ancora, la politica fa finta di non ricordarsela questa cosa e per 2 anni e mezzo non ne parla, non ne sta parlando, sta facendo finta di niente, lascia che le cose rimangano così. Noi abbiamo detto con un referendum abrogando 2 parti di legge, abrogando un articolo completo che obbligava alla privatizzazione dei servizi pubblici locali, quindi anche trasporti e rifiuti, e con un altro fuori profitti dall'acqua, cioè una remunerazione che voi continuate a pagare in bolletta, sappiatelo, la state ancora pagando. Noi abbiamo dato un segnale chiaro e forte, che però la politica sta, diciamo, negando, se ne sta fregando, e i gestori del servizio idrico stanno continuando a percepire una quota di remunerazione del capitale indebitamente, illegalmente. Ho scritto al Presidente perché togliesse quella maledetta adesione. Tu sei il garante della Costituzione, cioè della democrazia. Si scrive acqua, si legge democrazia, non è uno slogan. Significa che io mi riprendo un bene essenziale, un diritto fondamentale umano. Con l'acqua noi ci viviamo, dall'acqua nasce la vita in questo pianeta. Non è un gioco, non si può gestire il servizio pubblico facendo lucro. Logicamente il Presidente se n'è fregato, l'adesione è rimasta. Io comunque giovedì ho voluto partecipare a quello che abbiamo chiamato il controfestival dell'acqua. Si chiamava Si legge acqua, si scrive acqua, si legge democrazia. Quella sala era piena. Era veramente piena di persone, di cittadini locali che volevano continuare a parlare, a lottare per il rispetto di un referendum, per riprenderci ciò che è nostro. Il Festival dell'Acqua Privatizzata è stato praticamente deserto per tutta la settimana. Abbiamo parlato con i cittadini dell'Aquila, con gli esercenti dei bar, ci hanno detto qui non è venuto nessuno, ci hanno preso in giro, è stato un flop totale, ci avevano detto che sarebbe venuta un sacco di gente, non è venuto nessuno. Loro hanno fatto comunicati stampa, siamo belli, siamo fighi, vi gestiamo il servizio idrico da paura, vi aumentiamo le bollette di 3 volte, perché questo sta succedendo in Italia, ad aprile, ad Arezzo. E cosa fanno le persone? Si riducono la bolletta rispettando il referendum. Ripeto, remunerazione del capitale investito valeva il 7% sugli investimenti, nelle nostre bollette romane vale il 18% della bolletta. Acea si sta tenendo il 18% di remunerazione senza poterlo fare. Cosa abbiamo fatto da 2 anni qui a Roma? In tutta Italia abbiamo ricalcolato le bollette e abbiamo fatto l'obbedienza civile. E io sto obbedendo alla legge. Io tolgo quella quota di capitale dalle bollette, pago Acea per quello che è il giusto che deve avere, per il servizio che mi dà, e Acea di che cosa ti risponde? La scorsa settimana ha tolto l'acqua, ha staccato l'acqua a un condominio, ad Ostia. Non gli ha lasciato il minimo. Perché tu devi lasciare il minimo 50 litri giornalieri, tu li devi garantire al condominio. Hanno chiuso completamente. Siamo andati al comune, i ragazzi comunali hanno fatto la loro mozione, beh, il sindaco non ha saputo dare una risposta. Il sindaco è proprietario del 51% di Acea e conta come il 2 di picche. Nel 2012, l'anno scorso, la vecchia amministrazione Alemanno si stava vendendo un ulteriore 21% di quote comunali di Acea per arrivare al 30% in barba al referendum, e siamo sempre là. Se ne fregano, fanno finta di non ricordarsene e vogliono fare come gli pare. Per 5 mesi l'anno scorso i movimenti per l'acqua, noi ci stavamo dentro, abbiamo presidiato il comune, gli abbiamo bloccato consigli comunali, gli siamo, come dire, imboccati dentro un po' di volte, pesantemente, c'è stata una rissa, un paio di risse anche di più, però gli abbiamo bloccato questo grande progetto di vendersi altri pezzi di proprietà comunale. Il comune siamo noi, lo Stato siamo noi, ricordiamocelo sempre, ciò che è pubblico lo facciamo funzionare noi e lo dobbiamo far funzionare bene. Allora, chi c'era là dentro? Io mi ricordo il signor Pomarici. Il signor Pomarici io l'ho incontrato un paio di lunedì fa perché sono voluta andare ad una commissione comunale, una commissione congiunta patrimonio e urbanistica. Ai tempi di Veltroni avevano fatto un accordo per l'acquisto di 128 unità immobiliari
da costruttori, non so bene chi, sicuramente i comunali lo sanno, io non so chi, oltre il caltagirone di turno, che è quello che fa in Acea, sono i soliti nomi che girano. Per 128 unità immobiliari, allora siamo arrivati lì, eravamo io e un altro attivista romano e ci siamo seduti ad ascoltare. Cos'è successo? Che gli altri consiglieri comunali erano tranquilli, dice ma sì, vengono ad ascoltare, logicamente i consigli sono aperti. E Pomare ci si è un po' stranito, gli dava un po' fastidio che ci fosse un deputato e un altro attivista del 5 Stelle ad ascoltare quello che succedeva là dentro, perché loro li fanno i giochetti. Ma si stuzzicano tra di loro, ha fatto il diavolo a quattro per non dare nessuna indicazione a quello che è l'assessore Ozimo, se non sbaglio, per decidere cosa fare di questi 128 appartamenti. Cioè, ai tempi di Veltroni c'è stato un accordo, ma sono passati quanti anni dai tempi di Veltroni? 6, 7? Non so quando sia stato firmato quell'accordo, ma 128 appartamenti in quanti anni si costruiscono? Oppure, in quanto tempo si recupera un palazzo comunale? E si fa quello che si tenta di risolvere quella che è l'emergenza abitativa di questa città. Cioè, sbrodolare, questi sbrodolano, se la tirano per le lunghe, perché probabilmente stanno difendendo gli interessi di qualcuno in particolare. Noi non lo sappiamo chi sono effettivamente queste persone, però dobbiamo scoprirlo. Abbiamo il dovere di tirar fuori queste cose. Queste cose non le possiamo fare da soli. E possiamo fare se c'è una collaborazione con l'esterno, se da fuori arrivano input, arriva una voglia di fare insieme a noi. Io ripeto, la questione di luglio, cioè abbiamo bloccato un disegno becero del governo di voler non fare le bonifiche sulle acque reflue. Poi sappiamo, in realtà il nostro territorio è tutto da bonificare, è completamente devastato per diossine. Presenze di discariche abusive nucleari, qualsiasi cosa, noi abbiamo di tutto nel nostro territorio. I soldi ci starebbero, ma li hanno messi nel TAV, li hanno messi negli F-35, li hanno messi in queste porcate. Addirittura un senatore piemontese è riuscito a destinare 30 milioni di euro ai comuni del TAV, della Val di Susa, che non erano tanto convinti che il TAV fosse una cosa giusta, è riuscito a destinarli perché questo signore ha tanto potere. 30 milioni però sono nostri, andavano a fare qualcos'altro magari quei 30 milioni, ci si poteva comprare qualche dearsenificatore per la zona. Abbiamo 134 comuni che non possono bere dai pozzi dai propri pozzi l'acqua che sta dentro perché c'è arsenico. L'arsenico non evapora, sta lì. I dearsenificatori costano, usarli no? Però Federutility vuole 40 miliardi di euro per rifare tutte le tubature italiane. E da dove li prenderà questi soldi? Li chiede allo Stato. Federutility gestisce il servizio idrico in Italia, si prende quel 7% e non investe. Ce li hanno lì, cosa fa Acea con quei soldi? L'anno scorso ha distribuito 64 milioni di utili agli azionisti. Va bene che anche lei è azionista, ma ci stanno gli altri che gli fanno pressioni. E chi ci sta in amministrazione di Acea? Qualcuno del comune? Non mi risulta. Noi abbiamo il 51% e contiamo come il 2 di picche. O facciamo qualcosa tutti insieme, perché da qui a fine anno ci toglieranno le mutande, ragazzi. Ragazzi, signori, bimbi, chi diavolo siamo? Ci toglieranno tutto. Il loro disegno è quello di vendersi patrimonio pubblico e di vendere servizi pubblici locali, appunto perché gli enti locali sono strozzati. O c'è una mobilitazione esterna che spinge verso la politica, o non ce la faremo da soli. Non voglio essere negativa, però purtroppo è così. Cioè, non vorrei esserlo. In qualche modo noi riusciamo ad avere dei risultati, ma riusciamo ad averli quando c'è pressione esterna. Quindi mi raccomando, partecipate, lavorate. Diversamente saremo costretti ad andarcene da questo paese, perché ci stanno costringendo a diventare come la Grecia. Quindi mi raccomando, partecipazione massima e grande attenzione, informatevi, informiamoci, spegniamo il televisore e accendiamo il cervello. Grazie.